Guido Tortorella, regista di Cronaca di un rapimento, questa sera presente con noi. Guido, ti vorrei chiedere qualcosa del tuo corto, se ce ne parli, come è nato. Allora, l'idea è nata, è strano a dirsi per chi l'ha visto il corto, ma è nata da un fatto reale, realmente accaduto. Nel Novarese è successa la stessa cosa più o meno, cioè che dei principianti hanno rapito una ragazza che era la figlia della persona presso cui loro lavoravano, dell'imprenditore presso cui loro lavoravano, e a rapire erano madre, padre e la nonna. Niente, nell'arco di 24 ore la faccenda si è risolta con l'arrivo della polizia, perché ovviamente la cosa era organizzata malissimo. Quando abbiamo letto questa notizia dello sceneggiatore ci siamo divertiti da morire, abbiamo detto dobbiamo assolutamente sceneggiarla. Però l'abbiamo riadattata ovviamente nella Roma dei giorni nostri, dove purtroppo il razzismo cresce, quindi abbiamo inserito, diciamo, il tema sociale, il tema della ragazza egiziana. Loro hanno questa leggera forma di xenofobia, e anche tanto leggera, poi quindi c'è, oltre alla voglia di avere questi 2 milioni di euro, c'è anche il fatto che comunque loro, che la ragazza egiziana e il suo padre è un imprenditore, quindi lo straniero che arriva nel nostro paese e diventa, e quindi c'è questa sorta di competizione. E niente, gli ingredienti hanno funzionato, al posto della nonna ci abbiamo messo il figlio, perché così ho inserito la mia ossessione per il cinema, tutto il gioco sulla che gira intorno alla telecamera. Che il gioco che gira intorno alla telecamera è sensazionale, soprattutto la parte del montaggio, no? Non vorrei svelare troppo. Comunque ti ringrazio per essere venuto con noi. Grazie questa sera, grazie, in bocca al lupo. Grazie. Buonasera, ciao Alberto, ben arrivato. Grazie. Alberto Soni, regista del cortometraggio Ombre, che vedremo questa sera con la prima edizione. Alberto, se ci vuoi raccontare qualcosa del tuo Ok, va bene. Adesso non so se il pubblico del vostro backstage è riuscito a vederlo, comunque con Ombre abbiamo cercato di trasportare la telecamera, la nostra cineprese, in avanti di 20 anni, e vedere come potrebbe essere il nostro mondo se dovessimo continuare a sprecare, diciamo così, le risorse naturali. Quindi è un po' nero. Ho visto, infatti, un po' nero il tuo cortometraggio. E hai avuto qualche ispirazione in particolare? Come è nato proprio l'idea proprio della sceneggiatura? L'hai scritta tu? Raccontaci un po'. Sì, Ombre l'ho scritto io, nasce da uno spunto, ero fermo in colonna per causa di uno di questi camion che stava scaricando delle macchine ecologiche, quelle elettriche, e mi sono proprio pensato, ok, queste macchine consumano poco, mi sono chiesto, questo camion che le ha trasportate probabilmente ha consumato quanto queste macchine possono risparmiare. Da lì è stata tutta una riflessione sul mondo dell'ecologia. Ho visto che uno degli attori principali è Pietro Ghislandi, se ci vuoi raccontare come l'hai conosciuto. Ma la scelta del protagonista non era facile, anche perché nel film il protagonista, che comunque è un ruolo drammatico, doveva avere una buona abilità nel comunicare non solo con le parole, ma anche con le gesta. E la scelta su Pietro è capitata proprio perché, essendo un ventriloquo, e quindi con questa capacità di comunicare proprio non solo con la parola ma anche con le mani, ecco che trovandolo e invecchiandolo di una quindicina d'anni siamo riusciti a trovare il personaggio perfetto. Ok, Pietro, così. Alberto, ti ringrazio e in bocca al lupo per il festival. Grazie a voi. Grazie. Ciao Marco, bentornato a Porto Dorico. Marco Dicisano è stato il vincitore nella passata edizione sociale con il suo cortometraggio H. E quest'anno ritorna a Porto Dorico non in qualità di concorrente, ma in un'altra veste. Quest'anno Marco ha curato la sigla di apertura del nostro festival. Marco, grazie per aver fatto la sigla. A cosa ti sei ispirato nel fare questa introduzione? Cosa mi sono ispirato? Intanto grazie a voi che mi avete invitato. Cosa mi sono ispirato? Desiderio di fare questa cosa, che poi la sigla mi sembrava un'idea carina per portare qualcosa, insomma. Presenza sempre gradita. Sempre graditissimo. E niente, desiderio di fare qualcosa con il festival sicuramente, e anche frutto di una piccola collaborazione, la musica di un amico, e c'è la collaborazione anche di Giulio che ha curato la fotografia di Anna, il fotografio dell'anno scorso, quindi sempre un lavoro comunque di equipa. Ma soprattutto quello, il piacere di ritornare. Ok,
Ok, grazie Marco, ti ringrazio. Signore e signori, Stefano Tumolini a Corpo Dorico. Grazie Stefano per aver partecipato così al nostro festival. Volevo chiederti un'impressione della serata. L'ho detto prima, di festival e questo sicuramente è un modo in cui organizzato per la partecipazione, per il livello internazionale. Grazie per queste parole, poi aspettiamo con ansia domani il workshop di sceneggiatura e la proiezione del tuo film domani pomeriggio. Quindi Stefano, io ti rinnovo il ringraziamento all'Associazione di Via per aver organizzato il festival. Grazie di essere qui, allora a domani. Grazie. Buonasera, Marco Toscani, presidente della giuria di Corpo Dorico 2008. Ieri 6 dicembre si è conclusa la prima serata del nostro festival con la vincitore di Michele Alaik con il torneo. Marco, ci vuoi dire qualcosa del corto e del nostro festival? Sì. Allora, come già abbiamo detto ieri eccetera, in sede di premiazione, il corto il torneo di Michele Alaik è stato alla fine quello che ha prevalso sugli altri per tutta una serie di caratteristiche, probabilmente per la capacità anche di integrare i suoi vari pregi, diciamo, che gli hanno consentito di in qualche modo appunto spiccare rispetto a tutta una serie di altri lavori ugualmente pregevoli, ma diciamo diversamente indirizzati. Quindi c'era chi, come per esempio Paolo Zucca nel cortometraggio L'Arbitro, ha più privilegiato magari un'attenzione nei confronti della messa in scena, no? Quindi della concezione stilistica del cinema, anche della sperimentazione riguardo alla commistione dei linguaggi. Chi invece, come nel caso per esempio di Sotto il mio giardino, ha puntato tutto invece sulla scrittura, quindi sulla struttura narrativa. Ecco, il torneo sembrava invece il titolo che riuscisse in qualche modo meglio ad amalgamare tutti i vari elementi. Questo contiene implicitamente anche quello che è un po' l'aspetto sotteso a tutto il concorso, vale a dire la presentazione di una serie di lavori davvero di livello notevole, quindi una selezione assolutamente impugnabile, insomma, di cui va fatto merito a coloro che sono stati responsabili, che appunto ha proposto tutta una serie di opere che in un modo o nell'altro risultavano comunque di grande interesse. Quindi se ha vinto l'una piuttosto che l'altra è dipeso appunto da valutazioni che poi hanno sfiorato anche un po' il gusto personale, perché, ripeto e ci tengo a ribadirlo, dal punto di vista davvero prettamente critico, mettiamola così, comunque si trattava di opere tutte di altissimo livello. Okay. Marco, non so che ringraziarti per la tua presenza, per quanto hai detto, e sarai sempre benvenuto a Corpo Dorico. Era a Corpo Dorico, abbiamo l'onore di avere con noi Pietro Ghislandi. Grazie. Ciao. Di essere arrivato. E con quale veste sei questa sera al nostro festival? Dici un po'. Sono nella veste un po' impegnata di attore, diciamo, drammatico, nel film Ombre del regista svizzero e quindi sono contento di questo, diciamo, questo salto di qualità, perché mi colgo un po' l'etichetta del comico e poi colgo ventrilo, che è quello che, ahimè, parla con la pancia. Beh, diciamo che è abbastanza impegnativo, ma che credo che ti riesca benissimo, insomma. Per fortuna. Abbiamo avuto modo di vedere il tuo cortometraggio, la tua interpretazione, effettivamente, come ci diceva anche Alberto, che ti è invecchiato e che ti trovo benissimo. E anche l'interpretazione della bambina è stata bambina bravissima, Gaia veramente brava. Poi, per non essere una professionista scelta dal mondo dei professionisti, grande spontaneità e grande veridicità nel personaggio suo, di questa bimba che ha paura del futuro, di una realtà troppo contaminata. E poi, facendo il nonno, cerco di dare questa sicurezza e, come diceva appunto il regista, usando insomma un meccanismo che per me è vita quotidiana, insomma l'ironia e un po' di comicità, sfruttando anche il fatto delle ombre che poi si legano a queste vocine della mia ventriloquia. Infatti, credo proprio questa cosa di ritornare al cinema antico partendo in questa proiezione di turistica è stato anche questo un elemento di rilievo del tuo coraggio che abbiamo molto apprezzato, e questo è anche soprattutto grazie alla tua abilità. Grazie mille.
un attore ventriloquo può fare altro che saluti da ventriloquo, giusto? Credo proprio di sì. Non avendo il pupazzo devo usare degli occhiali. Degli occhiali possibilmente simpatici, che però all'improvviso si mettono a parlare. Ciao. Ciao. Tutto bene? Sì, sì. Puoi saltare anche. Ciao. Ciao. Dimmi un po', ma perché sei qua? Sono a corto d'orico. Puoi salutare tutti? Signore e signori, buon Natale! Tu scendi dalle stelle. Basta. Grazie. Ciao.